La regione e il Trentino, amici cari, la valle di Cembra, con me la dottoressa Mara Lona, coordinatrice Cembrani Doc. Dottoressa, dobbiamo raccontare quale territorio abbiamo raggiunto, in poche parole, la valle di Cembra. Bene, benvenuti prima di tutto in Valle di Cembra. Siamo una regione storica per la produzione del vino che si produce dal IV secolo a.C., come lo testimonia il ritrovamento della Situla, un vaso vinario di origine rettica che veniva usato per i riti di ringraziamento della buona agricoltura. Il paesaggio è terrazzato, come potete vedere. Abbiamo oltre 700 km di muretti a secco che sorreggono i 400 ettari di viticoltura. E a questi muretti noi come Cembrani Doc abbiamo dedicato anche due vini. Bene. 708 km, Cembrani Bianco e Cembrani Rosso, che sono proprio il biglietto da visita della Val di Cembra, diciamo il gusto della Val di Cembra in bottiglia. Questo territorio è stato iscritto ai paesaggi terrazzati dal edito La Terza come paesaggio rurale storico e facciamo parte anche dell'Alleanza Internazionale per i Paesaggi Terrazzati di cui abbiamo avuto il convegno il 9 di ottobre. Bene, ultima battuta, perché si chiama Valle di Cembra? Valle di Cembra perché le sue origini, prima della viticoltura, parliamo perciò in epoca romana, pre-romana, era piena di pini cimbri, Pinus cimbrus, ovvero il cimbro. E da lì il nome. Va bene, così abbiamo spiegato anche questo particolare. Noi dedicheremo due speciali a questo comprensorio territoriale, abbracceremo i vini e i sapori naturalmente della Valle di Cembra. E allora che fare subito in apertura? Andare a trovare un amico in cantina. Amici cari, abbiamo raggiunto Verla, che è una frazione del comune di Giovo. L'azienda opera, sono con Alfio Garzetti ed è arrivato il momento di parlare di spumantizzazione. Lo facciamo da una delle cantine più vecchie della Val di Cembra, probabilmente una delle più antiche del Trentino. Le bollicine di montagna, che bella questa denominazione, questa menzione, bollicina di montagna. Alfio caro, però sei tu che devi spiegare a loro le uve che utilizzi, come spumantizzare. Quanto il vino attende prima di entrare sul mercato, perciò la pazienza che dobbiamo avere. In poche parole, vuoi raccontarci il tuo lavoro? Certo, ben volentieri. Bollicine di montagna, riparto da questo concetto, un concetto territoriale fondamentale. Siamo in montagna, siamo a 650 metri sul livello del mare e troviamo in Valle di Cembra un terroir straordinario per la produzione di uve che ci danno poi le basi per fare i nostri spumanti. Perché? Perché per fare uno spumante abbisogniamo di particolari situazioni pedoclimatiche, escursioni termiche molto marcate nel periodo prevendemiale, qua arriviamo a avere anche 20 gradi di sbalzo termico tra giorno e notte. Un terroir geologico altrettanto importante, qua siamo una valle di origine vulcanica, porfirica nello specifico, e l'altra componente fondamentale, predominante nei nostri suoli, è il calcare dolomitico e la dolomia. Ecco che allora abbiamo questo insieme di elementi geologici che conferiscono tanti elementi salini, tanti elementi minerali agli acini che poi dovranno costituire la nostra bottiglia di Trento Doc. I vitigni. Prevalentemente il vitigno più diffuso e utilizzato per fare uve base spumante è lo Chardonnay. Qua in Val di Cembra si è adattato in maniera straordinaria. Ci sono però anche alcuni vigneti di Pino Negro che ben si adattano anch'essi alla spumantizzazione. Hai messo più bottiglie, perciò vuol dire che ne realizzi differenti tipologie. Vogliamo velocemente elencarle perché è importante dirlo. Partiamo dalle Chardonnay. Noi produciamo tre Chardonnay in purezza, quindi tre Blanc de Blanc, Opera Brut, questo è un millesimo 2011, 40 mesi sui lieviti, Opera Nature, anch'esso Blanc de Blanc, non dosato, quindi un pas dosé, millesimo 2010, 60 mesi di permanenza sui lieviti, Opera Riserva, questo è un millesimo 2008, anch'esso un Blanc de Blanc, ma superiamo gli 80 mesi di permanenza sui lieviti. Arriviamo poi a questo rosé, che è fatto dal 50% di Pinot, 50% Chardonnay, 24 mesi di permanenza sui lieviti, e dopo i nostri due Pinot Neri, che sono caratterizzati anche da questa particolare bottiglia, Opera Noir, Pinot Nero in purezza vinificato in rosato, Opera Blanc, Pinot Nero in purezza vinificato in bianco. Alfio, in 30 secondi, 15, perché devo bere Trento Doc? Perché è la massima espressione territoriale di un vino di montagna. E bevendo una bollicina di Trento Doc, voi
masticate proprio i nostri sassi, masticate le nostre altitudini, masticate le nostre escursioni termiche e sentite una bolla estremamente fragrante, fine ed elegante. Ecco, i tre aggettivi che devono caratterizzare un Trento DOC sono proprio questi: finezza, fragranza, eleganza. Salute. Salute. Non trascurerei l'ospitalità di questa gente. Siamo rimasti, amici cari, nella frazione di Verla, parliamo ancora di vini del territorio, però questa volta con me c'è una bella signorina che è Sara Pellegrini e abbiamo raggiunto Villa Corniole, dico bene Sara? Sì, siamo qui proprio a Verla di Giovo, diciamo il capoluogo del nostro comune, e qua siamo a Villa Corniole, l'azienda vitivinicola della mia famiglia. Hai visto? Sì. È un'azienda familiare. Tre sorelle addirittura, tre penso sorelle. Che bello. Senti, però al femminile, diciamo. Dobbiamo parlare di vino chiaramente, sì. Di grandi vini del territorio, bianchi e rossi. Con cosa sì. Cominciamo? Con i rossi o con i bianchi? Con i bianchi, cominciamo con i bianchi. Ecco, noi abbiamo l'azienda qua in montagna, diciamo la Val di Cembra è famosa prevalentemente per la bacca bianca, quindi sì. Parliamo di Müller Thurgau, di Chardonnay, nell'ultimo periodo Chardonnay base spumante specialmente e poi anche il Traminer. Mentre noi come vini rossi non li abbiamo qua in montagna, li abbiamo in pianura, li abbiamo precisamente in Piana Rottagliana e li coltiviamo sia il Teroldo che la Grain, che comunque come bianco il Pino Grigio, che è l'unica varietà bacca bianca che abbiamo in pianura. Qual è il tuo vino preferito? Il mio vino preferito, diciamo, il Teroldo. Il Teroldo, un rosso? Sì. Ah, tu vai sui rossi? Vado sui rossi, sì, sì, diciamo, poi ogni vino ha il suo piatto, il suo momento, comunque sui rossi e il Teroldo. Non lo fai assaggiare? Certo. Allora, amici cari, rimanete con Terre, Sapori e Vini della Val di Cembra, perché stiamo affrontando un percorso veramente molto molto bello, con dei vini straordinari, ma anche con dei sapori importanti. E soprattutto con delle grandi famiglie molto ospitali, con della gente straordinaria. Rimanete con noi. Siamo rimasti nel comune di Giovo, ma abbiamo raggiunto questa volta la frazione Palù. Sono con Michele Simoni, che è un giovane ma appartiene a una famiglia storica del territorio. Loro producono vini, ma naturalmente anche sapori, perché hanno un agriturismo. E allora è arrivato il momento di parlare di un piatto tipico. Michele, cosa abbiamo lì davanti? Allora, qui davanti abbiamo le tortelle di patate, che è il nostro piatto tipico, che ci rappresenta in tutto, perché è il nostro cavallo di battaglia, diciamo. È un tortello di patate che è fatto con prodotti fatti in casa, certo. Diciamo delle patate, poi abbiamo la farina, un po' di latte e va fritto un po' nell'olio e è pronto. È servito con il tagliere di salumi tipici. Salumi tipici tutti qui del posto, della Val di Cembra. Le patate sono vostre? Le patate sono coltivate noi. Perché questi sono agricoltori, non dimentichiamolo. Ho detto però che a parte i sapori meravigliosi che avete preparato, ci sono anche i vini, perché voi fate anche vino bianco e rosso. Partiamo dai bianchi? Sì, abbiamo il Müller Thurgau, che è il vino della Val di Cembra, rappresentativo della Val di Cembra. Poi produciamo il Sauvignon, un Traminer. Poi abbiamo la Schiava, che è un altro tipico. Un vino rosato tipico della Val di Cembra, lo Zio Beppi e il Pinot Nero. Ecco, sullo Zio Beppi spendiamo qualche parola, perché qui andiamo ad abbracciare anche un nome famoso di questo paese. Sì, praticamente Zio Beppi è nato come il vino di casa, perché praticamente mio nonno sarebbe il zio di Francesco Moser. Hai capito? E tutti chiedevano del vino del Zio Beppi. Allora abbiamo voluto dedicargli un vino, perché è stato, diciamo, il fondatore di questa azienda. Posso chiederti in chiusura qual è di quei vini quello che tu da giovane apprezzi in modo particolare? Ma io, come sul mio piacere, diciamo, è il Pinot Nero. Hai visto? Ecco, vedi? Sono contento, perché stiamo capendo che i giovani sono più per il rosso, però abbiamo già sentito due espressioni, una signorina e un ragazzo giovane. Beh, io vi faccio i complimenti, complimenti a te, a papà, a mamma, per questa bella realtà. Non resta che andare insieme a brindare con i loro vini, chiaramente ad assaggiare il tortello di patate con quel meraviglioso tagliere di affettati. Ma naturalmente invece per voi rimane una sola cosa da fare, rimanere in nostra compagnia dalla Val di Cembra. Con
alle mie spalle le piramidi di Segonzano, delle quali parleremo nel prossimo speciale dedicato alla Valle di Cembra, si completa questo primo intervento. Ma rimanete con noi perché avremo ancora tanti amici, tanti vini e tanti sapori da andare ad incontrare. Mi raccomando, sempre con noi.